Ciao, in questo video vediamo le comodissime funzioni del Foot Switch che noi possiamo tenere ai nostri piedi e che si collega via Bluetooth con l'applicazione contenuta su iPad o iPhone, oppure anche semplicemente con la chitarra. Quindi ti ricordo che noi possiamo lavorare tranquillamente anche senza un dispositivo acceso e che tutti i suoni che senti sono presi dall'uscita della chitarra che entra diretta nella scheda audio. Ora, per comodità, lo terrò in questo punto, però ovviamente ha molto più senso tenerlo sotto i piedi. Quello che vedi qua è esattamente la rappresentazione grafica di quello che fa la pedaliera in maniera fisica. Allora, la prima cosa ovviamente che posso fare è cambiare i suoni, per cui posso passare dai vari suoni che ho memorizzato. In questo caso la comodità è che quando io seleziono qualcosa che ha una sincronizzazione temporale, io vedo la luce che lampeggia e senza avere un altro pulsante di tap, io posso andare a selezionare il tempo che mi interessa. Per esempio, adesso l'ho memorizzato in questo modo. Questa è una funzione molto comoda. Poi ovviamente posso tenere premuto e attivare l'accordatore, come vedi, anche disattivare poi il suono dall'accordatore. Ovviamente io vedo sul display del mio dispositivo digitale l'accordatore, quindi è la cosa migliore, però vedo anche qua un'indicazione che mi dice se sono accordato oppure se devo sistemare l'accordatura. Poi posso selezionare i banchi, per cui posso spostare, ovviamente adesso non è comodissimo con le dita, ma con i piedi assolutamente sì, e vado a selezionare un altro banco in questo modo, per cui nel brano che abbiamo appena sentito abbiamo il riff e poi il tema, dove sale un po' di livello e poi aggiungo un delay. Poi ho il lead. E poi l'aggiunta di un vibe. La cosa bella è che nonostante l'economicità del dispositivo, comunque non ho ritardi o interruzioni nel cambio preset. E quindi adesso vediamo all'opera il set di suoni che ti ho appena mostrato. Ciao!